Ancora? Un po' di pazienza, dai, abbiamo finito. Avanti. Visto che sei bello pulito. Ancora tempo mi fai perdere. Guarda che siamo in un ritardo incredibile. Papà! Chi è? La cravattina! A chi? A te, perché tu che sei un signore sei. Che è questo? La molletta. Ah, scusa un attimo, ma a Giovannino me lo fai uscire con la molletta? Io ho una femminuccia. E gli vanno sempre i capelli davanti agli occhi. Gli vanno i capelli davanti agli occhi. Fammi vedere a Peppe. Tu la poesia l'hai imparata? A memoria? Tutta? Non facciamo brutte figure, eh? Sposate, sposate, aspettate, che mi scendete fuori. Faccio il presente per mio cognato. Sei tu mi? Grazie, successo. Perché sto bello pati. Sogno contento che sto con amici e parenti siciliani. Parlo male, scusate. My passport? American. But my art is Sicilian. A successo! Anthony, conozzo mio. Ti guardo così bello, forte, americano. E mi ricordo quando eri bambino che portavi l'acqua a me e a tuo padre, là nella vigna. Cafone, casutano sotto padrone. Eravamo poveri allora, niente era nostro. Tuo padre se ne dovette andare lontano a cercare fortuna. Oggi tutte queste pietre sono nostre, comprate, sudate, guadagnate ad una. Cognato, ma perché sciupare un giorno bellissimo come questo con la tristezza? Io con il permesso degli amici e di questa lavorata stupenda vorrei brindare invece alla libertà e al lavoro che ci riscatta. Mai più poveri, mai più! Bravo! E voglio dire una cosa al cugino Anthony, che tutti noi siamo felici che tu non hai scelto una moglie americana, ma una femmina dalle nostre parti. Perché come si dice, moglie vuoi dai paesi tuoi. E allora io brindo a Cosima, che bella com'è, ti verrà facile a farci fare molte figlie. Salute e figlia mascola e femmina. Salute. E vorrei dire un'altra cosa. Basta adesso, quante cose vuoi dire? Basta, Luigi. Un bacio più. Facci sentire tuo figlio Peppino. Dove sei, Peppino? E non dovevi dirci una cosa, tu? La poesia. Vieni qua. Salve. Dear Anthony and dear Cosima, my family offers you this poem to remember our language and our land. Buon farci scuidare l'italiano. Molto. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento lo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce evo comparando. E mi son via l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Bravi! Roba della seconda guerra mondiale. Oh,
Oggi l'olio lo raccoglieremo tutti nei tini di acciaio inossidabile. L'olio nel ferro? Sarà. Ma io continuo a conservarlo nelle ghiarde di terracotta. Cio Gaspare, tu uomo del passato sei. Fossi per te ancora nell'età della pietra saremmo. Oggi l'agricoltura bisogna farlo con sistemi industriali. E i piccioli che ci vogliono? Sì, è certo che ci vogliono i piccioli. E noi ce li faremo dare dalla regione. Tutte cornute. Cio Gaspare, fatti furbo. Non votare più per il re. Oggi abbiamo la Repubblica, la democrazia. Ma è bellissimo sta macchina, oh. C'avevi 65 cavalli. È molto più potente la giulietta normale. Onde lave tutte queste cavalli. Non si sente manco ciao. Ciao. Qua non hai 18 anni, ma accatto. Io invece mi accatto la SS. Con quei piccioli. Quando mezzo ci sei le vacanze ci dico se mi regala. E che te ne fai se non la sai guidare? Peppino. Vieni qua. Arrascio da mi scafazze tutte cose. Accelera. Mettiamo sotto a tutti questi bimbi, eh? Ora mettiamo sotto a tutti questi quattro vecchi. Forza, forza. Dai. All'assessore Guido Panzotto. Anzi, no. Mettiamo sotto a Tano. Togli un gallo. Che Peppe, vuoi mettere sotto a Tano? Eh? Non ci vuoi più bene allo zio Tano? Oh, alle mani. Voglio campare con tante denari e con la gente mi voglio guardare. 20 palazzi e 100 cavalli, se c'è malo tempo mi guardano le spalle. Un sogno solo, porta a presto i caicchi, che mi leccano il culo e mi annettano la gente. O figlio tu, picciotto sveglio, eh? Ma se pensa quando è buono non si perde. Si è messo in macchina 5 minuti e si insegnò a guardare. E a capire a commettere sotto a Conò. Non è vero, Tano. Volevi farci vedere che non hai paura tu? Manco per giocare col bambino. Ma monerai. Cogna, ma sta giornata quanto ti costa? Stavo a cantare tu. E come cosa fai? Che io non cantaggio. Dicono che è una barbera, se sono fatta la Mercedes. E tu che ne sai? Che ne sa, ci usano tutte. Quegli scassapagliari di Palermo ti metteste a frequentare? Altro che Mercedes, quelli ancora col mulo dovrebbero camminare. Come c'è di cincetto? Che cai? Io ti avevo fatto una bella foto. Ah, va, no, no, se non fare la foto che non la faccio. Vanno a cavolo. Peppino, dove sei? Al mio autista lo voglio qua vicino a me, fatelo passare. Vieni a cacchiare. Oh, una picchiata a tutti, una picchiata. Eccoci di nuovo in questa piazza, attenzione. E che sei, una trottola? Giri, giri. Che cos'è questo baccano? Stefano Venù, Ubetto. È solito con me. E con chi ce l'ha? Con l'aeroporto ce l'ha. Ce l'ha una seggia? Sì, qua c'è una seggia. Pigliala, Peppino, e fermati. Amore, ne va. Andiamo a fare i comunisti. Ma c'è la barba? Dopo. E chi lo voleva, questo aeroporto? La letale? L'aeronautica militare? No, nessuno lo voleva qui a Punta Raisi l'aeroporto. E basta che guardate sopra le vostre teste per capire perché. Perché c'è questa montagna così ghiotta? Perché c'è il rischio di andarci a sbattere con questa montagna? Non c'era nessuna ragione logica, tranne quella di comprare i vostri terreni a pochi piccioli e di rivenderli a quelli dell'aeroporto, guadagnandoci sopra 100 volte tanto. Non è a loro che sto parlando, che hanno paura a farsi vedere che mi stanno ascoltando. E a te che lo voglio spiegare. A te, a sé. Hai una bella faccia, pulita, occhi vivi, intelligente.
E magari puoi pensare che costruire una strada, un ospedale, un aeroporto sia una bella cosa. Una cosa che conviene a tutti. E invece lo devi sapere, che qui si costruisce solo per rubare. Si costruisce solo per mangiarci sopra. Batti, batti pure le mani, ma così è andata. E ancora non vi basta. Ora volete farci pure un'altra pista, un'altra bella colata di cemento e altri giallazzi da combinare con il sindaco, la regione e il padre eterno. È il progresso, amico bello, che porta posti di lavoro, casa, turismo. E non fa bene a Cinisi tutto questo? E i siciliani cavernicoli devono restare? Ma chi li ha avuti questi posti di lavoro? Gli amici tuoi mafiosi? Ma dove sono questi mafiosi? Chi sono? Sempre a dire mafia qua, mafia là. Ma che cos'è questa mafia? Dov'è? Comunque, se proprio vuoi saperlo, io sono contrario a questa nuova pista. Lo disse al sindaco, fare sbagliato. Troppo cemento, troppo traffico, troppo rumore. Sarai pure contrario, don Cesare Manzella. Però intanto gli altri si sono già messi d'accordo. Gli altri chi? Qua non si mette d'accordo nessuno se non lo dico io. A chiara, lesto. A chiara che tardo. Cretino. Allora, scendi, jettaci una voce, lei. All'estero, te risvegliati. Onde siete? Dove è questo carro? Jettaci più forte, jettaci voce più forte. Onde siete? Levate questa maglia al momento della strada. Talia, Talia si è aperta, Talia. Ci stanno le chiavi, ci stanno qua. Levati, levati, se non nottata facciamo. Mondo c'è. L'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre. Se ti poteva fare un piacere, lo faceva sempre disponibile. Disponibile per tutti. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda, c'è il presidente della regione, il cugino Antonio non è venuto perché non ha preso la coincidenza. Thank you.
sono quelli che fecero morire zio Cesare. Ce l'hanno pure con noi. No, perché dovrebbero avere con noi? Noi niente facciamo. Mamma, ma tu lo sai che è stato? No. E papà? E nemmeno papà lo sa. Mamma, che cosa si prova a morire così? Niente si prova. Attime sono. Stefano Venuti, un vettore? Sì. E allora? Quanto costa fare un ritratto? A chi lo dovrei fare questo ritratto? Posso entrare? Prego. Entra. Ma tu sei impastato, il piccolo. Siete. Siete. Siete lì. Lo dovrei fare a lui il ricetto. Mi dispiace, non lo posso fare. L'hai ammazzato tuo zio? Oh, piccirillo. Chi è, Sapato? Tu non sei un comunista, i comunisti ci odiano. Ma chi è che ti mette tutte queste fessioni in testa? E allora chi è stato? Quelli come lui lo hanno ammazzato. Quelli che vogliono prendere il suo posto. Ma è vero che eravate amici? Che eravate in prigione insieme? Sì, tanti anni fa. Mussolini ci mandò al confine. A tuo zio perché era mafioso e a me perché ero comunista. Ma amici, no. Non potevamo essere amici. Ed è per questo che non ci vuoi fare il ritratto? Devi sapere che una faccia è come un paesaggio. Una faccia può essere un giardino, oppure un bosco, oppure una terra desolata dove non ci cresce niente. Io dipingo solo i paesaggi che mi piacciono. E che paesaggio sarebbe quello lì sul cavalletto? Un fiume. Un grande fiume in piena. Quello del compagno Majakowski. E chi è? È una storia lunga. Raccontala. Peppino, andiamo, morì. Mi raccomando, salvo, eh? Sì, sì. Siamo a te, siamo casi. Niente colpe di testa, Mi raccomando, forza. Ufficiale giudiziario. Vista l'ordinanza di esproprio per pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 48, comma secondo e terzo, visto il regio decreto numero 2350 del 26.885. No alla terza pista! No alla terza pista! No alla terza pista! No alla terza pista! Urgente, specifica dichiarazione dell'ente di governo regionale, constatata la congruità del procedimento. L'immediato sgombero dei terreni e dei fabbricati a essi pertinenti entro e non oltre le ore 10 del 3 marzo corrente anno e dà incarico alla forza pubblica di far eseguire il suddetto ordine. Thank you.
Compagni, ascoltatemi. Devo chiudere la porta. Oggi abbiamo perso. Siamo state sconfitte, è vero. Ma una cosa l'abbiamo dimostrata. Che siamo state tutte unite e compatte e che non abbiamo avuto paura di affrontare gli sbirri. Compagno Venuti, già che siamo tutti qui riuniti, facciamoci due ragionamenti. Perché bisognerà pure prendere lezioni dalle sconfitte. Ma la prima lezione è capire chi sono gli amici e chi sono i nemici. Ma che vuoi dire? Se il partito promette di sostenerci, se dice che da Palermo verranno gli operai e gli edili, e invece non si fa vedere nessuno, vuol dire che a questo partito di noi non gliene frega una beata minchia. Il partito dove sta? Non c'è niente. Non c'è niente. Non cominciamo con le accuse. Stiamo calmi e cerchiamo di ragionare. Ma scusa un minuto, posso dire una cosa pure io? È della forza. Mi sembra assurdo che continuiamo a scannarci tra di noi. Cerchiamo invece di discutere su cosa è successo. Forse questa lotta era già messa in partenza. Forse il partito ha preferito mollarci in cambio di qualche posto di lavoro all'aeroporto. Ma tu, con cazzo sì, te vei mettere a fare una lezione o figlio in passato o ne potrei non cesare Manzella. Che c'entra figlio una puta? Almeno qua dentro siamo tutti uguali, no? Salvo, e che fai? Adesso dai confidenza ai parenti dei mafiosi. Oh, 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 oh! Marta, chiedi! Dove siamo, bar? Eh? Impastato Giuseppe! Impastato Giuseppe! Come fai morire? Chi è che ha detto mafioso? Tu? Non ti preoccupare, cavolo, saccio come te cambia tutte le sale. Pari! Non ti preoccupare. Pari! No, niente, tu. Pari! E sono in pizzeria, tre, quattro, senza dire buongiorno, buonasera, niente. E cominciano a dire che se la fa coi comunisti, che è diventato il figlioccio di Stefano Venuti. Poi cominciano a gridare, a offendere mio figlio. Io ci dico, oh, non vi dovete permettere. Ma voi che minchia ne sapete di Peppino? Peppino è uno che ha studiato. Tuo figlio è un picciotto giusto. Lui è così, diciamo, impulsivo. È un poco precipitoso. Tutto quello che pensa lo deve dire. Ah, ma io gliel'ho detto. Non vi permettete a parlare male di mio figlio. A dire niente, che all'educazione ci basta via insegnarcela. Però io ti dico una cosa, Felice. Se lui se la fa veramente con questi morti di fame dei comunisti, io l'ammazzo. Ma che dici? No, gli rompo le ossa. È picciotta ancora. L'ammazzo. No, vedrai che poi appena cresce cambia. Sperando. Allora, cosa ne pensi? Che cosa vi credete di fare con questo foglietto? Il partito non c'entra niente, vogliamo solo che ci presti il ciclo stile. È solo una provocazione, infantile e presuntuosa. Perché non è vero quello che c'è scritto. Che lo vuoi insegnare a me? No, Stefano, non lo vogliamo insegnare a te. Ma ci siamo stancati di aspettare, qua bisogna fare qualche cosa. Sì, bisogna fare qualche cosa, ma non queste sparate velleitarie. La gente avrebbe paura perfino a comprarlo un giornale così. Io non vi capisco. Ma lo sapete quante voti prendiamo a Cinesi? Qualche decina. E voi pensate che con qualche decina di voti ci possiamo permettere di fare la voce grossa? Diventeranno anche meno se stiamo zitti. Oh, piccerino! Guarda che io non sono stato zitto mai! Prendete queste carte dietro in. Stefano, perché questa sezione è vuota? Ti sei chiesto perché i giovani non ci vengono più? E questo non si può fare, quello è avventurismo. E le masse non sono pronte. Qui un compagno impara solo a deprimersi, a sentirsi una sconfitta a vita. State zitto, che dice solo fesserie. La disciplina, l'obbedienza. Hanno deciso così a Roma, hanno deciso così a Palermo. E noi quando decidiamo? Mi ci romperete le corna. Amore, per te. Stefano, quella poesia di Majakovskij, la tua preferita. Non rinchiuderti partito nelle tue stanze. Resta amico dei ragazzi di strada. Può spegnere per favore questa macchina? È
lei che ha stampato questo foglio? Sì, signora, sì. Ce n'ha ancora? Ce n'è, sì. Me li prenda, per favore. Guarda che bella stampa, signora. Bellissima. Quando vengono i ragazzi, lei gli dice che questo giornale non glielo può stampare più, va bene? Buongiorno, signora. Mi dia quel giornale. Quale giornale? Lo sa quale. Sta cercando questo? L'idea socialista? Tutte le copie voglio. Quant'è? Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 2000 lire. Grazie. Buongiorno. Arrivederci. La situazione nelle università rimane tesa. Facoltà di molti atenei italiani rimangono occupate dagli studenti dissenzienti. Gli incidenti maggiori si sono svolti a Milano e a Roma. Qui circa 2000 studenti hanno raggiunto la facoltà di architettura che da ieri sera era presidiata dalla polizia. È questo che minchia mi rappresenta? Un lancio di tassi. Un giornale. Un giornale? No, la firma. Giuseppe Impastato. Che significa? Che il tuo amico Venuti, quello stronzo, non ce l'ha le palle per firmare il suo giornale. Stefano Venuti non c'entra niente, è un'idea mia. Ah, a te ti è venuta l'idea. Bravo. E come è scritto? La mafia è una montagna di merda! La mafia è una montagna di merda! E io come ce la metto la faccia fuori dalla porta? Non gli ha letti nessuno, li ho comprati tutti. Ma che minchia dici tu? Io l'ho capito. Bottanissime caino, ma perché non finisci gli studi? Tu vuoi lasciare questo cesso di paese? T'aiuto io. Te lo trovo io un posto. A Palermo, subito. Però tu mi devi promettere che te devi tutte queste minchiate intese dalla mafia. Certo, appena si parla di mafia tutti sull'attenti. A cuore. Curis. Tu e gli amici tuoi, vi credete i padri eterni di Cinisi? Poi vi nominano Tano Battaglia e ve la fate di sopra. Oh, to. Lo chiamare così. Perché te lo sei scordato come li chiamavano i badalamenti? Battaglia, come le campane delle vacche. Zitto, te l'hai lasciato. Facevano i vaccari, no? I porci, le mucche, le vitelline da scannare fresche fresche. Baciamo le mani, lontano! A quant'è oggi a Caine? Non vedi Caine di comunista! A lei, signore, in passato ci ho messo da parte una cosa troppo speciale, a suo figlio Peppino! Come io lo devo servire, a polpetta, a salsiccia! Sei disonesto, sei baciato, non hai cuore. Ma tu non lo capisci che se parli così, quelli ti ammazzano. E se quelli mi ammazzano, tu che cosa fai? Dai, ora torna dentro. Va bene? Oh, Moni, lo sai com'è papà? No, com'è papà? Un po' antico. Ma non è cattivo. Non è cattivo. È un po' antico. Ma papà non è cattivo. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Pamunino, ah, un sotano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Zutano! I mi ossequi Peppino, i mi ossequi Giovanni. E invece sono loro i padroni di Cinisi.
è mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! Non è antico, è solo un mafioso, uno dei tanti! È nostro padre! Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un leccaculo! Non ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi! Prima di abituarci alle loro facce! Prima di non accorgerci più di niente! Per cominciare vorrei prendere spunto proprio dalla didascalia che chiude il film di Francesco Rosi, Le mani sulla città. Dice: i personaggi sono immaginari e autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce. Compagni, cerchiamo di restare seri, abbiamo tutta la nottata per ballare, per scatenarci. Sì, scusa Peppino, stavo provando. Diceva appunto che un film è sempre un'opera d'arte, non riproduce mai la realtà così com'è, ma attraverso un certo sguardo, attraverso un certo taglio interpretativo, appunto la reinventa questa realtà, la trasfigura e la carica di senso. Direi che possiamo anche cominciare la discussione, l'eventuale dibattito. Compagni e compagne del circolo Musica e Cultura. E appunto, Peppino, musica e cultura, prima la musica e poi la cultura. Compagni e compagne, ci avete scassato il discorso. Andiamo a ballare il rock and roll! Peppino! Peppino! Oh! Vieni a ballare! Oh no, vieni! Oh, dai, vieni a ballare! Oh, dobbiamo ballare! Dopo, però la palla! No, no! Ci devo dire una cosa! Ora! Sì! Tony! Che c'è? Una cosa importante! Ma che avete rotto la pellicola? No, che pellicola? E devi fare preoccupare. Ti sei agitato? Ma che cosa è successo? Niente. Ti devo presentare una persona. Lei è Felicia. E lui è mio fratello Giuseppe. Come hai detto che si chiama? Felicia. Felicetta. Come la mamma. Così? No, la devi aprire. Mettilo così, ora faccio qua il fuoco. No, no, a 11. Ma mi fai fare un attimo il fuoco prima. Devi aprirlo tutto, se no non viene niente. Che è arrivato Cartier Bresson, non l'ho capito. Va. Allora, fai questa foto, falla tu. Il filtro ce l'hai messo? Come col filtro? Peppe, anche io una sigaretta, che non la mi affumare. Ma dico, l'obiettivo, il fuoco. Vuoi cambiare obiettivo? Non devo cambiare obiettivo. Mi sta facendo confondere, Peppino. Chi sta buono? Senti, Salvo, ma tu sei obiettivo? Io sono obiettivo, sì. E allora fotografa questa minchia. Ma che ti sei offeso? No. E allora sviluppala. Sai cosa penso? Che questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi. Ma che cosa dici? No, visto così dall'alto. Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste.
Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Beh, ho capito, ma allora? E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza. È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. Senti un po', ma che ti sei innamorato pure tu come tuo fratello? Sì. Che c'è un'epidemia in famiglia magari? Ma sta storia di Giovanni e Felicetta, cioè così giovani si innamorano e subito si accasano, fanno capanna. Ancora non sanno niente di quanto è grande il mondo, non lo so. Maria, mi pare mia nonna, che discorso fai? Non lo so, vabbè, Giovanni si fa tutto facile. Conosce sta ragazza e subito gliela presenta a mia madre, agli amici del gruppo. Mio padre pure c'ha un debole per lei. Ma guarda, mi sembra abbastanza normale. È normale, infatti. Io la invidio questa normalità. Io non ci riuscirei a essere così. Vedrai che appena incontri la ragazza giusta, ci riesci. Non lo so, può essere. Cominciamo con una domandina facile, facile. Qual è la distanza più breve tra i due punti? Una retta! Una retta? A Stoccolma forse, forse pure a Milano, forse così si usa persino per quanto a Siracusa. A Cinisi invece la distanza più breve tra i due punti sono tre curve. Una, due e tre. Curve bellissime, formosissime, curve eccezionali. E lo sapete come successe questo miracolo della geometria? Io dico che lo sanno. E tu sempre malizioso sei. Invece il signor sindaco Meschino, questa autostrada che si intorcinia, si gira, si vota e si ferria, ci pareva più graziosa. Lo fece perché i poveri automobilisti si divertissero, perché non ci venisse un corpo di sonno. Signor sindaco, è vero quello che abbiamo detto fino ad ora? È vero, signor sindaco? Ah, signor sindaco, è vero? Il fatto è che questo pezzo di giardino appartiene a certi amici degli amici degli amici degli amici. Questo qui, per esempio, è l'onorevole Pantofo, uomo di panza e presenza. Quest'altro è Don Cesare Manzella, buon'anima che fece un gran botto con la sua Giulietta. Quest'altro, invece, è mio padre. Don Luigi Impastato, quest'altro invece è Don Saro, cugino di un altro più importantissimo, che si chiama Tano. Tano, Tano Ceruto, governatore eccellentissimo della colonia di Cinisi. Impastato. Qua sono. Ora smontate tutto. Noi non togliamo niente. Ora togliete tutto, togliete tutte queste cartelle e ve ne tornate subito a casa. La nostra Costituzione sancisce la libertà di parola. Ma quale libertà di parola? Allora fammi vedere l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. Questa è riappropriazione di suolo pubblico. Ma quale riappropriazione? Ti pare che solo a te fumano i coglioni? E ora votini, subito. Ehi, hey, Barba Blu, siamo sicuri che funziona? Certo che funziona, l'ultima volta che si hanno trasmesso è stato 2-3 giorni fa. Mi sembra roba di guerra. Ma che vuol dire roba di guerra? Chi sta in materiale di prima qualità? E sta piazza che funziona? Certo che funziona sta piazza, è una Technics M51, pezzo unico e raro. C'è da comprarci solo la Racing. Brigantoni, Sante Johnny, il guardiano del faro. Ma che ci smettevano canzonissima. Ma chi si sono descheviacche? Ma voi che avete a fare con tutti queste cose? Come che ci dobbiamo fare? Una radio, no? Qual è la mia provincia? Sì, è le Isole Eole, ma una marrovara a queste ferrovie. E che ci vuole? Oggigiorno basta un registratore, un antenino per fare c'è la radio. Ce ne saranno già mille in tutta Italia. A me basta che ci sentono a Cinisi. Sì, quando c'è vento. Sì, quando tira vento, quando c'è sole, quando c'è pioggia. Quando non mi danno il permesso per fare un comizio, quando mi sequestrano il materiale. L'aria non ce la possono sequestrare. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been we're ruling a many a war. In God, I know I'm one. Oh,
facendo? Copri il microfono che si bagna e poi non funziona. Una volta che giovo in Sicilia proprio stasera ho mai registrato. Domani dobbiamo fare la trasmissione, metti sto microfono. Ma mi stai bagnando tutto, mi stai bagnando. E che cane bagnato, cane fortunato, metti il microfono. Ma perché non muovo nessun coso, che almeno accusiamo. Non te la posso dare, ho le mani occupate. Amore, metti il microfono. Si tratta proprio del cane del nostro signor sindaco. Siamo andati con la nostra truppe particolare a intervistarlo per avere notizie del suo ladrone. Ladrone? No, padrone, mi scappò un lapis, scusa. Ecco, chiediamo, lei, signor cane del nostro signor sindaco, che cosa ci può dire a riguardo, vero? Ah, bene, bene, abbiamo qui il nostro traduttore simultaneo dal canese, il dottor Uruturu Uviscotto Laiuduru. Il cane del signor sindaco dice di fare i cazzi nostri. Al mafficipio però i cazzi nostri se li fanno. Ma vorrà dire municipio. Appunto, il mafficipio di Mafiopoli. Ma sentiamo l'inno nazionale di Mafiopoli. Ora parlerà il signor sindaco. Allora, illustri colleghi, oggi all'ordine del giorno l'approvazione di un palazzetto abusivo di rimpetto all'aeroporto. E quanto sarà alto questo palazzo? E che ne sa, c'ho 4 piani, 5, 6, 7, 8, un grattacielo a tipo Chicago! Non esageriamo, e poi gli aerei da dove passeranno? E che minchia me ne fotte degli aerei, cambiassero rotta oppure ci costruiamo un bello tunnel! Oi, Luigi. Cugino. Ciao. Tano ti vorrebbe offrire un caffè. Ma dove, qua? No, a casa sua, subito. Ma dimmi la verità, è successo qualche cosa? No. Cose belle! E che è pazzo? Niente. Non c'è niente. In chiesa, quando eri bambino, o catechismo, qual era il comandamento che ti hanno insegnato? Onora il padre. Come ti dicevo? Onora il padre. Amore tuo padre. Dimmi. L'onore tuo padre. L'onore tuo padre. Dimmelo.
Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. E che deve era dirlo? Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. Piacentino. Pasolini non l'hai portato. C'era anche questo. Ti sei fatto secco secco. Invece di leggere dovresti mangiare. Non è di maggio questa impura aria. Che il buio giardino straniero fa ancora più buio. Silenzio, che ti sentono tutti. Te ne dico un'altra. Più piano. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore. Che sono belle queste parole. Puoi dirle pure tu. Ale. Dai, prova. Marra. Avanti, leggi, dai. Dai, prova. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore. Dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Secondo tempo deve ancora cominciare, le squadre non sono ancora entrate in campo, 2-0 ripetiamo per il Torino, correte di Patrizio Sala al secondo minuto e di Graziani al 45esimo, a voi Napoli. A Napoli siamo di 2 minuti in anticipo rispetto a Torino, si gioca appunto il secondo minuto della ripresa, ancora a reti bianche tra Napoli e Lazio. Ma non l'avete mai visto una femmina, non lo sapete che sono fatte così. Oggi vorrei parlare di un argomento un po' delicato, un po' difficile. Il problema che riguarda il consumo sempre più diffuso delle droghe. Droghe pesanti, droghe leggere. Ecco, ad esempio, qual è l'elemento discriminante che permette di distinguere la leggerezza dalla pesantezza di una sostanza come se non from China and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you always ma la rivoluzione non avrà luogo se le donne verranno chiamate ad agire in nome di un proletariato che non ha fatto veramente sue le loro esigenze. Esse riusciranno a imporre la loro condizione e porranno le basi per cambiarla quando prenderanno coscienza di subire lo sfruttamento di posso? Sì, sì, sì.
watching from his lonely wooden tower. Io sono Teresa. Chi di voi è Peppino impastato? Io! Oh, oh, oh! Nessa, Nessa! Italy, no England! Oh, tanto sempre! Peppino, Peppino, Peppino. Non è stupendo incontrarsi. Me lo sentivo che le nostre strade dovevano incrociarsi. Davvero? Sì, io conosco benissimo il vostro lavoro, Radio Out e tutto quanto. Fa piacere. L'unico limite forse è che insistete molto sui fatti locali. Lo so, molta politica e poco movimento, poca attenzione ai bisogni. No, ma dico, questi sono dettagli, La stoffa c'è. Caro Peppino, io e te faremo grandi cose insieme. Senso? Un'esperienza come quella di Radio Out può essere molto aiutata dalla nostra comune. Parla più forte perché non ti sento. Ho detto che la nostra comune potrebbe aiutarvi parecchio. E in che modo? Non lo so, magari aiutandovi a sprovincializzarvi un po'. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura quella minchia selvaggia e aspra e forte che troneggiava in mezzo alla radura. E cimisi quel logo disgraziato, perché ogni poveretto che ci vive è rotto, brutto e col culo sfondato. Perché dissi io questo loco è inumano? Perché da 30 anni quasi tutti votano il Partito Democristiano. E poi arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente, dove erano coloro che nella bocca puzzano per i cul che han leccato. E il mio maestro, volgiti, che fai? Vedi il vice sindaco se desto? Dalla cintola in su tutto il vedrai. O tu che di Mafiopoli sei il vice, gli dissi, che ci fai in questo loco? Lasciami stare, triste, egli mi dice, qui son dannato a soffrir di tifo, tentai di spostarlo campo sportivo, e tutti ora mi dicono che è schifo. E c'era Don Peppino Vercialino, artista di intrallazzi e di montagne, che s'annusava un po' di cocaino, sì, di cocaino al naso, come si dice, sniffava, no, pisciava, non so se pisciava, cacava, non so se grugniva, se sparava, gridava, sono sempre un galantuomo, amico degli amici di Pantofo, presiedo una congrega Lecce Homo, e adesso nel mio culo tengo un carciofo. Hai un culo, hai un carciofo nel culo, tutti spine, mi fuggivo. Ma per redimersi dai peccati, ecco che tutti pregano. E prega pure Don Tano seduto, che è uomo di grande fede, Don Tano. E chi lo sa, forse in questo momento sta recitando un atto di dolore per tutti i peccati che ha commesso in vita. E noi lo perdoniamo. Perdoniamo lui e tutto il popolo di Mafiopoli. Don Tano, ti perdoniamo. Felicia, lo sai che i comunisti hanno messo il divorzio in Italia? E che c'entra il divorzio? Come che c'entra? Così come te, se divorzia da me e si sposa con suo figlio Peppino, è fidanzato. Amoni, papà, però lo devi lasciare in pace, Peppino. Perché noi contiamo qualche cosa qua dentro. L'unico che passa chi è? Peppino impaesato, orre! E tu dove vai? Sono cose vostre. No, siediti. Che voglio che lo sentite tutti. Io mi sono stancato. Parto. E dove vai? Non ve lo dico. Ah sì? E quanto manchi? Ma che ne so, un giorno, un mese, un anno. Perché interessa a qualcuno quanto manco io. Ma perché te ne vai? Perché qui, se non si aggiustano le cose, io vi giuro, io vendo tutto.
e me ne vado, non ci torno più qua. Ma che vende tutto, e hai tuo figlio che ci pensa? Tu ci pensi, educa i tuoi figli, educali i tuoi figli. Speriamo che trovassi un italiano, che la si fa assai, non mi comincia poi. Oh, Jaco, dalle voce, che tuo spencione c'è? Jaco, dove c'è il spencione? Bello cavolo, questo volevamo, grazie. $50 Luigi, tu a tuo figlio la fai venere il carro. Se ci piace la radio, ci facciamo fare la radio. Sai quante broadcasting di musica italiana ci sono qua? Ci piace fare giornalismo? Giornalismo, abbiamo amici giornalisti. Ma deve venire in America. Così non frequenta cattive compagnie. O poi si mette a testa a posto. Qua comunisti non ce ne sono, vero Cosimo? Luigi, non ti devi dare pensiero. Io me lo ricordo a Peppino Nico, quelle belle poesie che diceva. Piccirida a posto. Zio Cesare lo diceva sempre, il migliore della famiglia. Get the present. Matilda, please! Ho preso una cosa, yes, per Tano, te l'avevo detto. Take the pocket in my bedroom. Tu ora, quando torno a Parigi, vai a un Tano, ci porti sto regalo e ci dici: chisto, tu manna mi cucino Anthony dell'America. E tu capisci. Visto. Grazie. Non ti preoccupare, Luigi. A Cini non ce n'è malo cristiano, a Peppino non ci succede niente. Poi, Luigi, Cutano si può parlare. Da quando c'è Ido, non è successo niente. Dei cristiani come Ido ce ne vorrà uno ogni angolo di strada. Ti farò una cosa. Se a Peppino lo devono toccare, prima devono ammazzare a me. Ammazzare? Ma che ammazzare? Si ragiona, si parla. E che siamo un male? I pregiudizi e la repressione dei bisogni sono i veri modi del dominio. Il tabù sessuale, è l'arma con cui la borghesia interviene sul bambino per imprigionarlo nei suoi schemi. Rompere questi schemi, tornare bambini, questo è quello che la borghesia non può accettare. Questa è la vera rivoluzione. Noi approfittiamo di questo spazio a Radio Out per lanciarvi la nostra proposta di liberazione del corpo. Il 15 di agosto, tutti nudi sulle spiagge di Cinisi. A dimostrare simbolicamente che noi siamo in grado di riprenderci tutti gli spazi che vogliono toglierci, a cominciare dal nostro corpo, dal nostro erotismo. E siccome noi non siamo dei parrucconi moralisti, chiameremo questa operazione Chiappe Selvagge. Oh no.
signora, lui qui è pericoloso, lì! Per cortesia, c'è la scarpata! Se qualcuno casca si ammazza! E poi lo dobbiamo pagare! Tutti dietro, per favore! Forza! Impastato! Impastato! Li hai visti gli amici tuoi? Ma perché non ti metti col culo di fuori pure tu? Sì, così poi mi arresta. Ah, quanto sei serio. Io ho l'ordine di lasciare fare. D'altronde, che male fanno. E poi queste chiappe selvagge. Non dispiace. È bravo maresciallo. E perché non si abbassa i pantaloni pure lei? Fai lo spiritoso? Patente e libretto. Non ce ne ho patente. Martin. Che è arrivato tuo padre. Che bella sorpresa! Quando è che sei tornato? Ora! Volevo salutarti e mi hanno detto che eri qua solo. Bisogna controllare la diversenza della propria roba. Come si dice, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Altrimenti l'uomo ne fanno un cacio malo con manato. Posso salutare a me così? Ciao, bentornato. Sono contento che tornassi. Come stai, Dan? Ma che di me parliamo? Tu sei stato partito, tu sei stato all'America. Raccontami questa America. A te l'America? Ma che dici? In America sei conosciuto. Ti vogliono bene tutte. Sì, usaci. A Tano, ringraziando a Dio, lo vogliono bene tutte. Anzi, guarda, questo è un presente. È un regalo di Anthony. Ma cugino, tu riguarda Anthony. O fichi per poccio. Capisci, ci metto molto guarda. Una cravatta. Ah. Anche di cravatta, Luigi. Tano vaccato con la cravatta. Io sono un uomo di campagna. Anthony deve portare la cravatta, perché conosce gente importante. Gente che conta. Dimmi una cosa, lui. Se io piglio questa cravatta e c'è un appolino, il tuo cugino americano che fa soffiende, la prende come uno sgarbo. Vabbè, era, diciamo, un regalo. Dimmi una cosa, Luigi. A casa tutto bene? Tuo figlio l'ha visto? Peppino, perché non lo sai che l'ho buttato fuori di casa? Quando tu eri a America, Peppino tu non è a casa. Ma che stai dici? E che sarà mai? Fimmene sono. Amata è sempre amata. Luigi. Ma che facciamo, tu arrivi a casa e cominci a sgridare a tua moglie? Non te lo permetto, non lo devi fare. Me lo devi giurare. No, io te lo giuro. America, woman. Ci ho parlato con mio cugino. Io lo mando in America. State tranquillo, si sono dato una calmata. Hanno cambiato il repertorio. Adesso alla radio cantano tutti a mare, tutti a mare, a mostrarle chiappe, chiare. Dai, Peppino! Oh, ma che fai? Sei impazzito, Peppino! Dai, Peppino! E amore, Peppino, apri che siamo noi! Oh, questo là! Il vostro amico Peppino si sta dimostrando un fascista. Oh, ma bidi capiti, ma mi dici tu che cosa ne sai di Peppino? So solo che è uno stalinista del cazzo come voi. Ah, sì, ma va fanno! Grazie, parte! Che siete? Ma voi qua! Stalinista, pezzi di merda. In questi mesi chi ci ascolta si sarà accorto di molti cambiamenti. Radio Out si è aperta, ha accolto opinioni diverse, si è fatto strumento di diffusione di un codice di comportamento libertario o pseudo-libertario. Certo è affascinante dire riprendiamoci il nostro corpo, viviamo liberamente la nostra sessualità. Chi non è d'accordo? I compagni di Milano poi sono simpaticissimi, anche i creativi venuti da Bologna, i fricchettoni piovuti giù dall'India. Queste ragazze tedesche, inglesi, sono bellissime. Viene voglia di piantare tutto, andare via dietro a loro. Ma qui non siamo a Parigi, non siamo a Berkeley. Non siamo a Woodstock, nemmeno all'isola di White. Qui siamo a Cinisi, in Sicilia. Dove non aspettano altro che il nostro disimpegno, il rientro nella vita privata.
Per questo ho voluto occupare simbolicamente la radio. Per richiamare la vostra attenzione. Ma non voglio fare tutto da solo. Bisogna che ognuno di noi ritorni al lavoro che ha sempre fatto. Cioè informare, dire la verità. E la verità bisogna dirla anche sulle proprie insufficienze, sui propri limiti. E adesso basta con queste lagne. Mettiamo su un po' di buona musica e anzi, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza ad ascoltarmi. Ah, sei tu. Chi dovevo essere? Per un momento ho pensato. Cosa hai pensato? No, niente. Dimmi. Sono stato qui sotto ad ascoltare la trasmissione. Ho pensato che. Su molte cose hai ragione. Però non puoi fare di testa tua. Perché. Non puoi occupare la radio. Perché non è tua. Non è solo tua. Se vuoi farti sentire, certe volte devi fare la voce grossa. Invece no. No, perché se fai la voce grossa, fai capire che stai male. Non ti fai ascoltare. Non ti fai sentire. Il viaggio in America com'è andato? Lungo. Però buono. I cugini americani tutto bene? Benissimo. Anzi, sai Anthony, il cugino, mi ha detto che se vuoi puoi andare a lavorare laggiù, se vuoi ti puoi portare anche la radio. La radio? La tua radio, me l'ha detto. In America? Sì. Vuoi un passaggio in macchina? Lo sai che mi piace camminare. Mi faccio due passi. Mi faccio a piedi. Allora, buonanotte, papà. Buonanotte. Com'è l'America? Bella. E i cugini come stanno? Ah, benissimo. Puttanissima leva. Ma c'è uno che mi domanda come sto io. No, dico, domandamelo. Chiedimi. Che ci sei andato a fare in America? Lo vuoi un passaggio? Sì. E io me lo prendo il passaggio. E sto cazzo di passaggio dove mi porta? E tu me lo fai un discorso? No, moto. Però quando eri amico, Cerito ci parlava con tuo padre. La poesia te la ricordi? Dolce com'era?
naufragato. Invece no, ora, vabbè, non ti preoccupare, ci penso io. A me un passaggio me lo danno un passaggio. Ah, va. A Luigi in paesaggio ce lo danno un passaggio. Ce lo danno un passaggio. Per favore, un passaggio me lo danno. Can't treat them this way. You must be respectful towards your father and his friends. You can't mess around in front of everybody. Mi dispiace, ma non lo capisco l'inglese, non me lo ricordo più. Allora parliamo italiano. Anthony, Peppino, excuse me. Cosa c'è? Tu not far in this way. Non devi offendere. E quelli non li voglio vedere. Tu metti difficoltà per la tua famiglia. Ora che tuo padre non c'è più, nessuno ti protegge. Ma che cosa stai dicendo? Perché credi che non ti hanno mai fatto niente? Perché si scantavano retia? È ora che devi stare attento! Ma queste che cosa sono? Le carte di papà. Veramente ci sono le mie riviste. A lui gli piaceva conservare tutto. Ci sono i miei articoli di giornale, volantini. Questo qua te lo ricordi? La mafia è una montagna di merda, la mafia è una montagna di merda! Incredibile, conserva tutto. Non leggi questo qua? Tu non sai leggere? No, con l'età sono diventato orco, me lo leggi? Voglio abbandonare la politica e la vita. L'hai scritto tu? Sì, qualche anno fa. Chissà che cazzo c'avevo per la testa. Forse era meglio se l'abbandonavi veramente la politica. Che cosa? Ti diverti a provocare. Ti diverti a mettere gli altri in difficoltà. Ma che cazzo dici? Il funerale di nostro padre. Pure quello lo dovevi trasformare in un comizio. Pure lì dovevi sfidare. Ma che vuoi fare l'eroe? Il martire? Santa Rosalia, così ti possiamo portare in processione. Guarda che stai esagerando. Agli altri ci pensi mai? Ci pensi mai a quello che provano? Se per loro è facile guardarti mentre ti scavi il fosso con le tue mani. E mentre tu fai l'eroe, ci pensi a quelli che ti fanno il culo al posto tuo. Giovanni, fai questo. Giovanni, fai quest'altro. Giovanni, aiuta tuo padre. Giovanni, vai a consolare tua madre. Pensi che è stato facile, che mi sono divertito? Beh, hai ragione, ma adesso calma. Che pensi che lo sai fare solo tu, l'eroe? Dammi un mafioso! Che cazzo vai? Figo! Murillo! Murillo, non fare l'eroe! Murillo, non fare! Murillo! Murillo, non fare! Thank you.
meglio che mamma la mandiamo a dormire fuori per qualche giorno. Magari da zia. Ah, e le cose di papà le dobbiamo mettere via. È brutto che glielo facciamo fare a lei. Parliamo domani. È chiuso! Lutto! Per la prematura scomparsa dell'adorato, i figli addolorati lo piangono. E che cazzo, Peppino, la vuoi finire? Sì, lo so che sei da lutto. Ma che ti dai un caffè? Vabbè, allora questo caffè me lo faccio io. Perché uno nella vita deve sapere fare tutte cose. Anche il caffè. E il caffè lo so fare. Tutte cose so fare. Sapeste quante volte sono stato solo nella mia vita e mi sono sempre arrabbiato. Oggi io dovevo andare al cimitero a onorare un mio amico che purtroppo non c'è più. E invece me ne sono salito in campagna. Ho pensato a tante cose. Ho pensato, ma perché Tano non può onorare il suo amico impastato? Ma soprattutto ho pensato perché a Tano non lo vogliono al funerale del suo amico Luigi impastato. Perché? Forse per questa cosa che ci ho scritto in tasca. Tano seduto, viso pallido, esperto di lupare traffico d'eroina. Ecco perché non lo voglio. E come potrebbe onorare il suo amico? Se è questo quello che pensano di lui. Tano seduto, viso pallido, esperto in lupare traffico d'eroina. E allora io mi chiedo, tutta la droga che passa per Pontarrasi la traffica Tano? Allora tutte le raffinerie che sono nascoste in mezzo alla campagna di Pontarrasi appartengono a Tano? Ma allora questo Tano è un mostro. Tano è il diavolo, Tano è la cattiveria fatta persona, Tano è tinto! Ma chi le dice queste cose? E soprattutto come fa a dirle? L'ha vista Tano che faceva tutte queste cose? No, non l'ha visto. L'ha vista Tano che comprava la droga? Non l'ha visto. Che la raffinava, che se la metteva in tasca, la portava in America? L'ha visto? Non l'ha visto. Non l'ha visto. Però queste cose le dice lo stesso. Me ne stavo in campagna e pensavo tanto al mio amico Luigi, a lui e a questi due precedenti. Quando viene davanti a me piangendo e mi dice: Sutano, fatemi travagliare che non c'ho lavoro, Sutano, fatemi mangiare. E Tano banalmente che fa? Parla con questo, parla con quello, disturba qualche altro amico e ci dice: fate lavorare a Luigi perché c'ha famiglia. E Luigi comincia a lavorare, comincia a guadagnare i primi picci. Si compra questa bella pizzeria, manda i suoi figli a scuola affinché non possano soffrire come a lui. Imparino a non sottomettersi come a lui. Ma tutto questo grazie a chi? Grazie a Tano, anzi grazie a Tano seduto, viso pallido ed esperto di lupare il traffico d'eroina. Voi adesso mi offrite questo buon caffè. E siamo pari di tutto, del debito, delle conoscenze e del rispetto. Perché io lo so che quando si fa del bene poi alla fine uno viene odiato. Perché è legge di natura. Poi non mi dovete più odiare. Perché con questo caffè abbiamo chiuso tutti i conti. E se invece tu Peppino vuoi continuare ad odiarmi, per me va bene uguale, perché tanto meschino che sei tu a Tano, ci fai soltanto ridere, i tuoi insulti non ci arrivano. Perché tu non esisti, tu non ci sei, tu sei nudo, mascato con niente. E nemmeno paura deve avere, perché ci sarà Tano a proteggerti.
Perché è Tano, soltanto Tano, che ti dà il permesso di continuare a ragliare come i cavalli. Come i sciecchi. Notizia che ha dell'incredibile. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Ci sono 4 morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con... Ecco, per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete? Poi guarda chi c'è! A destra, guarda, vediamo la borsa. Siete veramente bravi! E adesso date la colpa alla mafia! Che schifo! Andate! Niente resiste qui. Peppino, noi resistiamo. La radio resiste. Ancora per quanto? Hai visto prima, a momenti ci linciavano. Ma perché sono delle minchie pallide? Per loro Brigate Rosse o noi è la stessa cosa, non c'è nessuna differenza. Allora c'è qualcosa di sbagliato se non fa nessuna differenza. Ma che gli conviene metterci tutti nello stesso mucchio? Così finalmente ci fanno stare zitti. A costruire tappana la bocca. Ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali. Penso di poter contare su un centinaio di voti, forse di più. E che fai? Torni con noi? No, mi candido con Democrazia Proletaria. Ti serve il mio permesso? La gente che mi vota non avrebbe mai votato PC. Sarebbero stati voti dispersi, 100, 150 voti buttati via. E se invece li danno a te? Quello che ho fatto alla radio lo farò in consiglio comunale. Li controllo, li marco stretti. Li costringo a rispettare le leggi. Una volta mi hai detto alla sezione che dentro si impara solo la sconfitta. Noi saremo sempre sconfitti perché ci piace essere divisi. Ci piace fare ognuno per conto nostro. Il tavolino lì, apri il cassetto. E questo quando l'hai fatto? La prima volta che sei venuto qui da me. Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini. Peppino? Autocostituitisi. Perché non ti prendi una pistola? Unilaterali. La pistola? Ma che ci devo fare io con la pistola? Per difenderti. Non lo vedi che sono tutti quanti impazziti? E che devo uscire pazzo pure io? E poi lo sai che le pistole non mi sono mai piaciute. Peppino, io ho paura. Se gli altri vogliono fare i comizi, li facessero. Ma perché ti metti sempre in mezzo tu? Ora, che c'entra questa storia di fare il candidato? La famiglia, gli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto.
Naturalmente la radio non è detto che condivida tutto quello che il candidato ci ha dichiarato. Parlerà ora il candidato Giuseppe in passato che abbiamo sentito. Ma che fai? Sei passato alla concorrenza? Questa è la registrazione. Questa campagna elettorale ti tocca farti intervistare da cani e porci. Sì, bisogna vedere se poi cani e porci ti votano. Troppi denari, troppi appalti. La nostra candidatura serve anche a denunziare la banda dei mafiosi che ha governato finora. I figli di puttana. Questo paese sarà finalmente cornuto. Non saremo più costretti a chiamarlo mafioso. E quando il signor Gaetano Batti non sarà più il padrone della nostra... Come si chiama sta radio? Terrasini Centrale. Non c'è, non c'è. Si vergognano pure a mettere il nome. Queste minchie pallide. E questi trafficano con la pubblicità, pigliano soldi da tutte le parti. Vado a mangiare un boccone da mia madre. La piastra l'hai riparata? Non ti preoccupare, ci penso io qua. Ci vediamo alle 9. Che fa, vediamo un passaggio? Sì. Allora, ci vediamo alle 9. Alle 9, mi raccomando, puntuale. Oh, ragazzi, dov'è Peppino? Ma tu non dovevi stare a Palermo. Dov'è Peppino? È importante. Ma che ti dice esattamente tuo cugino? Starmene tranquillo a Palermo, di non venire a Cinisi perché stanotte succedeva qualcosa. Come qualcosa? A chi? Nient'altro mi ha detto, solo di starmene a casa mia. Sì, ma cosa dobbiamo fare? Tu vai a prendere Salve e vedete nelle attrezzerie vicino all'aeroporto. Noi due andiamo da Peppino. Che c'è? Peppino è qua. Perché non è con voi? No, vabbè, allora sicuramente sta arrivando. Vito, che è successo qualcosa? No, niente. Oh! Mi raccomando, se avete notizie. Sì, ma tanto sicuramente arriva con Salvo. Ciao. Dai, qua non c'è, torniamo indietro. Guarda che là. Ora ci torniamo! No, andate a Punta Raisi. Noi ripassiamo da Terrasini. Ha!
nothing's going to harm me now. Na 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 na. Venga, maggiore, venga qua. Venga, venga, venga. Ma che cosa ha fatto quella gente? E lì si tocca, ma si sposta, si sposta. Ma che bel lavoro. Mi diceva maresciallo che avete trovato una macchina? Sì signore, un 850 di un ragazzo che conosco. E chi è questo ragazzo? Venga. Ehi, di qua. Ecco, faccio l'850 di impastare. Però mi sembra strano che la macchina è qua e il fatto è avvenuto dall'altra parte, là sul binario. Ecco, mi sembra tutto fin troppo chiaro. Ecco, vede maresciallo? Questi sono i fili che sicuramente l'impastato ha usato per innescare la bomba. E vabbè, ma allora dovevano arrivare fino al binario. Hanno ammazzato l'amico nostro! Chi sono quelle persone? Questa è una prova! Quelli sono amici dell'impastato, sono quelli della radio. Via, via, mandateli via, non li voglio vedere. Ma c'è una pietra macchiata di sangue! L'hanno ammazzato qua, l'hanno ammazzato! Maresciallo, ho detto via! E se oppongono resistenza, portateli tutti in caserma! Ci sono le tracce! L'hanno ammazzato qua! Qua l'hanno ammazzato! Queste sono delle prove, maresciallo! Voi non potete ignorarlo! Voi non potete ignorarlo! Maresciallo! Ci sono le prove! Voi non potete ignorarlo! Lo vogliamo risolvere questo caso o no? Questa è una prova! Di chi è questa stanza? Questa è la mia camera da letto. Ma che è successo? Ma lei che fa? Ma cosa sta facendo? Io Valentino. E come chiudo domani? Ma che fa? Siamo strada ai libri, quaderni, giornali, riviste, tutto quanto. Questa è tutta roba mia. Brigadiere, ma che sta facendo? Si fermi! Sto soltanto seguendo dagli ordini. Salvo, ma che ci fai qui? Salvo. Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione.
Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo peppino impastato. Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un nudo mescato con niente. C'è cugino Schelliro. Qua sono. Condoglianze, Felice. Ti porto una parola di Tano. A lui è dispiaciuto quello che è successo. Dice che lui non c'entra. E poi? Poi per il funerale è meglio che tu resti a casa. Ora deve pensare a Giovanni. Go away. Go away! Questo non è mio figlio. Me l'hanno fatto a pezzettini. A pezzettini. Peppino, sangue pazzo, ma era uno di noi. No, non era uno di voi. E io vendette non ne voglio. A una sola, amici, e compagne. Tu scordare a Peppino. Noi siamo a casa. La famiglia. La famiglia. Sono scordata a Peppino. Thank you.
There is no reason.